Sulle fonti TV il fatto di Marcotti con tutti gli scenari politici ed economici del caso. Oggi è una giornata molto importante sul fronte del conflitto Russia-Ucraina perché è iniziato un nuovo round di colloqui proprio per cercare di risolvere la crisi e la guerra in atto. Secondo quanto si apprende, appunto, i colloqui sono iniziati proprio nelle prime ore di questa mattinata tra il Consiglio Aereo per la Sicurezza Nazionale americana Sullivan, il responsabile della politica estera del Partito Comunista Cinese, quindi al centro proprio anche la questione della Cina, il ruolo della Cina e che potrebbe avere proprio la Cina in questo contesto e a questo punto del conflitto. Dopo ormai giorni e giorni di guerra, arriviamo da un fine settimana molto difficile. Popolazione ucraina che non ne può più, allo stremo, non c'è più cibo, insomma, continua la distruzione. È stato ucciso anche un reporter americano e, insomma, naturalmente l'obiettivo degli Stati Uniti d'America è quello proprio di spingere Pechino a far pressing su Mosca, sulla crisi ucraina. Xi Jinping ha usato la parola guerra, da molti è stato visto come una presa di posizione, perché sapete che la Cina si è mantenuta neutrale, una presa di posizione contro Putin, che non vuole sentir parlare di guerra, naturalmente. E insomma, quindi si capirà, si spera almeno un po' di più dopo questo incontro, che è ancora in corso, almeno per ora notizie non ne sono arrivate. Intanto io saluto Giancarlo Marcotti, insomma, che inserisco così possiamo cominciare a dialogare. Ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao Manuela, e come di consueto, saluto gli ascoltatori. Ecco, poi oggi parleremo anche del tema del gas, del petrolio con gli aumenti, perché ci sono delle cose da dire, ma per iniziare, Giancarlo, queste sono un po' le questioni della giornata, immagino. Allora, come hai sottolineato tu, giornata importantissima, e io do sempre molto credito ai mercati finanziari. Vedo che il DAX sta salendo quasi del 3%, Certo. significa che insomma, le aspettative sono per una risoluzione, non dico nel breve termine, ma una risoluzione del conflitto. Insomma, è probabile che la Russia dopo era ancora Unione Sovietica allora, ma insomma, dopo la lezione dell'Afghanistan abbiamo capito che portare le cose per le lunghe non è il miglior modo di fare. A parte che è una lezione che non hanno capito nemmeno gli americani. Comunque, insomma, si spera che si arrivi in tempi brevi ad una soluzione. Naturalmente ci deve essere la collaborazione anche dell'Ucraina, non è che debba essere solo una cosa russa. Certo. Beh, deve Questi. essere una collaborazione di tutti, quello lo abbiamo capito, insomma, se no sarebbe, diciamo che non sarebbe neanche partito tutto quanto, ecco. Certo, allora teniamo presente, io avevo proprio fatto un video con questo titolo che la prima, diciamo, vittima di ogni guerra era la verità, è una frase celebre, insomma, viene attribuita, no? Comunque, insomma, lo si sa, ecco, che chi è in conflitto lo racconta alla sua maniera, quindi capire precisamente qual è la verità è difficile anche perché appunto arrivano due informazioni completamente opposte, completamente diverse, eccetera. Quindi Beh, consideriamo anche che dalla Russia non arriva più niente perché è stato tutto bloccato, quindi anche banalmente solo le notizie che possono arrivare proprio dal popolo, cioè attraverso i social, che per carità sono da prendere sempre con le pinze, però quantomeno potrebbero dare, no, un'indicazione. Quindi diciamo che abbiamo anche un'informazione limitata, ecco, usiamo questa parola. purtroppo qua in Occidente è così, sarà così naturalmente anche in Russia, e questo mi dispiace molto perché io ero uno degli, dico abbonati, nel senso non è che ci sia un abbonamento, insomma, a Sputnik TV da parecchio tempo, da diverso tempo, insomma, perché mi interessava sempre vedere il punto di vista della Russia. Non adesso, ovviamente c'è la questione ucraina che tiene banco, ma in generale anche in precedenza su tutte le cose che accadevano al mondo, perché sentire più campane è l'unica maniera per poi farsi una propria idea, no? Quindi
Quindi a me spiace moltissimo che i canali russi non si possano più vedere, proprio perché sarebbe stato importante sentire dal loro punto di vista raccontare questa, che secondo loro non è una guerra, anche questo, la questione della terminologia, no? Come noi non chiamavamo guerre, chiamavamo operazioni di peacekeeping, quelle che facevano gli americani, insomma. Quindi anche qua sui termini bisogna mettersi d'accordo, diciamo. Però Ok. per tornare un attimo brevemente alla questione conflitto e borse, ho visto appunto qualche minuto fa la risalita del DAX sopra quota DAX, quindi Indice dell'indice. tedesco, siamo oltre 3%. Esatto, e soprattutto a quota 14.000. Ora, è vero che nei mesi scorsi l'indice DAX era anche arrivato a superare i 16.000 punti, però è anche vero che qualche giorno fa era sotto i 13.000, 12.000 e qualcosa. Quindi ritrovare quota 14.000 è un grande segnale di ottimismo, cioè secondo le borse europee, perché DAX ovviamente è la più importante borsa europea a parte Londra, ma Londra è un po' una borsa particolare, insomma, quando noi intendiamo Europa intendiamo più Certo, la Germania, insomma, quindi il DAX. con il DAX, è un indice importantissimo perché ovviamente sono quotate delle aziende estremamente grandi, sappiamo. Tedesche. E quindi ecco, vederlo sopra i 14.000 stamattina mi ha dato conforto, insomma, forse i minimi assoluti a 12.000 e qualcosa li abbiamo visti, ecco, in questo momento la speranza è proprio quella. Certo, ecco, si parla di rimbalzo, però ovviamente questo è un po' quello che dicevi prima, no? I mercati che anticipano, in qualche modo si spera che possano essere anticipatori di buone notizie, anche se poi, beh, altro non per necessariamente mettere ulteriori elementi negativi sul tavolo, perché ce ne sono già abbastanza, però è anche vero che proprio da settimane, ma anche prima dell'inizio del conflitto, dall'inizio dell'anno, la volatilità è stata la padrona assoluta dei mercati, quindi chiaramente abbiamo avuto indicazioni diverse, contrastanti, mercati che sono stati definiti nel caos, mercati confusi, insomma, possiamo trovare tutti gli aggettivi del mondo, però è chiaro che, insomma, stanno un po' anche loro andando a tentoni, no? Rispetto a ciò che stiamo osservando. Però sicuramente aprire la settimana in questo modo, in una giornata importante come quella sul fronte della diplomazia internazionale, insomma, non guasta e forse può lasciar ben sperare. Vedremo nel corso della giornata che cosa succederà. Allora, Giancarlo, il nostro approfondimento di oggi, fermo restando che possiamo tornare su questo, e peraltro io sto osservando, sto monitorando se ci sono notizie rispetto proprio al negoziato. Caro bollette, l'aumento del gas, l'aumento del petrolio, soprattutto la paura che la Russia possa chiudere i rubinetti, no? E quindi questo non possa far altro che far scoppiare la situazione. Putin però cosa ha detto? L'aumento di petrolio e gas non dipende dalla Russia, perché quindi gli aumenti a cui stiamo assistendo tutti, perché noi stiamo continuando a fornire gas e russi, scusate, gas di gas e petrolio l'Europa e ovviamente di conseguenza l'Italia. Allora, il governo è al lavoro proprio per calmierare i prezzi. I partiti stanno chiedendo, e poi ti do la parola, di agire proprio sulle accise e su una riduzione dell'IVA, che sono, diciamoci la verità, non lo nascondiamo più, ma non che l'abbiamo mai nascosto, ma forse non si sa, che fanno aumentare i prezzi delle nostre bollette praticamente della metà, cioè il prezzo finale che noi paghiamo è comprensivo di tutte queste tasse dell'IVA, no Giancarlo? Ecco, allora facciamo un po' il punto della situazione. Allora, partiamo da una cosa mia Va personale, bene. vera, non è un. Allora, io così per abitudine mia, eccetera, così, quando vado a fare benzina faccio il pieno, perché non. Ok. Ultimamente non avevo viaggiato molto, quindi l'ultima volta che avevo fatto il pieno era un po' di tempo fa, diciamo prima di questi clamorosi aumenti, no? E io non
non sto a guardare i litri che ci vanno dentro, guardo l'ammontare, no? Quindi io sapevo quando facevo il pieno, quando più o meno quanto spendevo, ok? Sono andato venerdì a fare il pieno e niente, facevo mente locale, ma non ero proprio in riserva, avevo ancora della benzina, mm-hmm, serbatoio, non ero proprio in riserva. Quando ho visto, diciamo, il lettore, no, che andava su quella cifra dove normalmente si ferma perché appunto viene raggiunto il pieno, e ho visto che invece andava avanti, cioè non si fermava, ho cominciato a pensare che ci fosse un errore, qualche cosa, cioè non avevo fatto subito mente locale che la benzina... No, certo, cioè non avevi fatto mente locale sul fatto che si riempisse il serbatoio e si svuotasse il portafoglio, ecco. Esatto, esatto, no? Quindi, anziché fermarsi, normalmente si fermava sui 65-66 euro per fare il pieno, continuando ad andare avanti, 68, 69, 70, 71, 74, dico, ma non si ferma più, e... ovviamente adesso lo racconto ridendo, ma non è che ci sia molto da ridere, insomma, un pieno mi viene a costare 10 euro, almeno 10 euro in più rispetto a prima, e prima non avevamo un prezzo proprio basso, ecco, quindi allora, questo per dire che la benzina è aumentata molto. Il gas, non ne parliamo, chi ha le macchine, io non ho una macchina a gas, ma chi ha le macchine a gas si mette le mani nei capelli, e quindi è un problema, è un allarme. Però sentire Putin, e ripeto, penso che non è neanche stato smentito, insomma, sentire Putin dire guardate che gli aumenti non derivano da noi perché noi stiamo... mantenendo tutti i contratti in essere, non solo la Russia ma addirittura anche l'Ucraina, perché anche parte arriva dall'Ucraina. Quindi pensare che una frase del genere, insomma, dovrebbe far nascere immediatamente la discussione e dire scusate, ma se Putin dice che gli aumenti non dipendono da loro, da chi dipendono questi aumenti? Appunto. Ecco. Allora adesso devo fare un intanto Di Maio, diciamo che ha detto ancora l'obiettivo che abbiamo è quello di accelerare il processo di diversificazione delle rotte degli approvvigionamenti per affrancarci per quanto possibile dal mercato russo da cui importiamo il 40% del fabbisogno italiano del gas. Vabbè, sì. Questa è cosa buona e giusta, forse dovevamo farlo prima, però appunto torniamo al discorso che facevi tu prima, però dobbiamo capire se veramente gli aumenti arrivano dalla questione russa o no. Allora, per me arrivano non dalla questione russa, ma per la questione russa, mi spiego. Questi aumenti qua, secondo me, noi di aumenti delle materie prime e anche dei prodotti energetici, ne parliamo da mesi prima del conflitto Russia-Ucraina. Ovviamente non così marcati, ma stavano aumentando tutte le materie prime, in alcuni casi poi in una maniera, perché io ho sentito prima Andrea, che ribadisco stimo molto come analista di borsa, però ecco, quando parlava della stagflazione, certo è un problema, è un problema serio, ma è un problema che, cioè, ce lo dovevamo aspettare, purtroppo. Io continuo ad insistere. Tu ne hai devo dare atto, perché le cose, tu ne parlavi già in tempi non sospetti, quando si cominciava forse a parlare di inflazione, no? Anzi, dicevi il problema sorgerà se all'aumento dei prezzi, che non è sempre negativo, dipende dall'economia che ci circonda, perché se l'aumento dei prezzi corrisponde a un'economia sana e florida è anche un aspetto positivo, ma il problema sorge se non c'è crescita, cioè se si ferma tutto, ed ecco qui la stagflazione. Esatto, esatto. Questo è, io appunto ti ringrazio che mi sei da testimone, ma è questo che io ho cercato sempre di sottolineare, cioè il fatto che noi per anni abbiamo vissuto e continuiamo a farlo adesso, diciamo,
faccio un esempio banalissimo, giustissimo togliere le accise, non sono contrario a togliere le accise, ma togliamo le accise, stiamo togliendo dei soldi allo Stato, quindi probabilmente da qualche altra parte dovrà. Dovranno prenderceli, e beh, certo. Ma questo solamente per dire che le soluzioni non sono facili, così come la questione banale di dire dobbiamo diversificare i nostri fornitori, beh, è banale, però se finora abbiamo comprato il 40% dalla Russia è perché ci conveniva comprarlo lì, perché ci veniva o meno caro rispetto che da altre parti o cose del genere. Quindi non è che adesso se noi diversifichiamo immediatamente le cose vanno meglio. Probabilmente questi aumenti che ci sono stati, magari una parte, anzi senza dubbio, una parte è dovuta alla speculazione, ma un'altra parte è dovuta al fatto che non potevamo più evitare l'inflazione, non potevamo più evitare l'aumento dei prezzi. Lo abbiamo evitato per un periodo estremamente lungo, ma ci comportavamo, come mondo sto parlando, Certo. ci comportavamo come se emettere moneta non avesse poi un'altra faccia della medaglia, cioè emettere moneta va bene se, come hai sottolineato anche tu, se l'economia è in crescita e si produce sempre di più, ma se l'economia frena, emettere moneta con un'economia che sta frenando, prima o poi la si deve pagare, c'è poco. Certo. Ti leggo anche questo passaggio delle dichiarazioni di Di Maio, sempre a proposito di quello che il governo sta cercando di fare. Abbiamo anche accolto la richiesta dell'Ucraina di agganciare la propria rete elettrica a quella europea. Il Consiglio straordinario europeo del 10-11 marzo ha confermato la straordinaria compattezza dell'Unione europea. Come ha anche sottolineato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, i leader europei hanno delineato un percorso di risposta alle sfide sui mercati delle materie prime posti dalla crisi dell'Ucraina. Sei d'accordo con quanto sostiene Di Maio? Non posso mai essere d'accordo con quanto sostiene. Ma perché no? No, ma è lui che è in disaccordo con se stesso, cioè andiamo a tirare fuori qualche suo discorso di qualche tempo fa in cui l'Europa era il male assoluto, adesso parla come se l'Europa fosse il bene assoluto. Cioè, io Beh, allora diciamo che no, io sai che la penso come te sull'Europa, nel senso che poi mi auguro che si possa fare un discorso globale non solo legato all'emergenza. È anche vero che in questa situazione c'è unità, cosa che non abbiamo mai visto, appunto, e qui seguo il tuo ragionamento, no? Bisogna vedere se poi si continuerà con questa unità, ecco, quello sarà indispensabile. Sì, l'unità sembra appare a tutti come un qualche cosa di positivo sempre, cioè se siamo più forti, siamo positivi, eccetera. Ma io ribadisco, se io ho un grandissimo timore che se continuiamo a portare più Europa, perché fare tutte queste cose assieme, se portare più Europa ci porterà un giorno, non so quando, io penso che non si arrivi mai, ma non è importante quello che penso io, ma si arriverà a costruire un unico Stato federale, quello Stato federale andrà, purtroppo farà una brutta fine, ma questo lo dico perché vedete gli Stati Uniti che sono nati da un certo punto di vista, nel miglior modo possibile, certo con una guerra tra nord e sud, però, voglio dire, non avevano storia, la popolazione locale, è stato un genocidio, non è una cosa positiva, ma è stata annientata, cioè gli indiani d'America, insomma, i pelle rossa sono stati. Quindi tutto il popolo era una popolazione nuova. Gli Stati Uniti nel 1870, cioè nasceva l'Italia quando veniva.
aveva la metà della popolazione dell'Italia, quindi era un territorio immenso, praticamente disabitato, no? L'Italia aveva 20 milioni di abitanti, gli Stati Uniti 10 milioni di abitanti. Quindi, pur nascendo, diciamo, nelle situazioni migliori possibili, cioè non c'era un progresso, perché il problema è pur adesso già gli Stati Uniti dei gravi No, problemi. ma Giancarlo, sicuramente quello che ti chiedevo io di darmi atto era che è positiva questa unità nel momento in cui noi apparteniamo all'Unione Europea, come di fatto apparteniamo, però quando non c'è unità di intenti, visto che purtroppo l'Italia si posiziona in modo debole rispetto ad altre potenze europee e quindi siamo sempre lasciati un po' ai margini, non c'è nemmeno unità, chiaramente l'Italia è penalizzata ulteriormente. Se quantomeno, diciamo così, ci si dà una mano, soprattutto nelle emergenze, diventa positiva questa unità. Poi è chiaro che, come ho detto, tanti ragionamenti andranno fatti successivamente per capire effettivamente dove potrebbe portare questa situazione, no? Ecco, questo insomma. Manuela, devo fare una precisazione però. L'unità è un valore se le scelte che poi si fanno in maniera unita sono positive. Cioè, faccio un esempio per dire, se tutta l'Europa fosse, che ne so, concorde nel mettere fuori legge, che ne so, l'olio d'oliva, gli agrumi. Ah, certo, ho capito, certo. È una bella unità, ma ci viene, cioè, non viene, non è che ci faccia comodo l'unità lì, anzi, ci penalizza. Quindi bisogna vedere quali sono le scelte dell'Europa. Se sono scelte che ci convengono o che non ci convengono, in generale l'unità stessa, cioè quando volevano prendere delle decisioni totalmente assurde, per esempio mettere fuori legge i forni a legna per le pizze, dico una sciocchezza, no? Quasi tutta l'Europa era d'accordo perché diceva che i forni a legna erano, non so, non, insomma, avevano e volevano tutti il forno elettrico. Per un italiano mangiare la pizza nel forno elettrico è una bestemmia. No, no, certo, siamo tutti diversi, le diversità necessitano di decisioni differenti, quindi ovviamente, insomma, sarebbe un po' strano che tutti fossimo poi, d'accordo, no, perché siamo strutturalmente diversi anche come abitudini, come, insomma, è ovvio, come cultura, ecco. Che può riassumere un po' tutto. Giancarlo, scusami, c'è questa domanda che ti voglio porre e che scrive un nostro, che fa un nostro, telespettatore. Tornando sul discorso del gasolio, eccetera, ma alla fine chi sta guadagnando da questo aumento del gasolio? O meglio, chi sta speculando? Scrive questo amico. Allora, qui c'è il solito problema della speculazione, anche questo è un altro. Guarda, proprio il secondo video che ho fatto nella mia vita l'ho voluto fare sulla speculazione perché questo è un termine considerato sempre negativo, però se andiamo a vedere in alcuni casi non è una cosa negativa speculare, ma comunque non entriamo, il discorso sarebbe lunghissimo, figuriamoci, non entriamo. Ma il fatto è questo, che la speculazione è un qualche cosa, che noi lo vediamo in senso negativo, perché è un eccesso che però il fatto alla base esista e non è speculativo, questa è la verità dei fatti. Poi la speculazione porta all'eccesso quel fattore. Faccio l'esempio, come abbiamo detto prima, i prezzi dei prodotti energetici erano in aumento, ma anche i prezzi del grano, i prezzi del cacao, i prezzi e così di tante materie prime, no? Già in aumento. Poi è chiaro che accade un conflitto nel quale è interessata una potenza che è praticamente una potenza dal punto di vista economico solo per quanto riguarda le materie prime,
È chiaro che allora questo qua infiamma ulteriormente e qui entra la speculazione, cioè quando, che ne so, il petrolio avrebbe dovuto passare da 70 a 100 dollari, poi la speculazione lo porta a 140, ma alla base il petrolio doveva naturalmente passare da 70 a 100 dollari, poi la speculazione lo ha portato fin lì, adesso vedremo, però. Ecco, questo è il fatto. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che al di là di quanto sta avvenendo tra Russia e Ucraina, il problema dell'aumento delle materie prime era un problema già sul tappeto. Certo, sì, assolutamente. La Russia, c'è cioè l'Ucraina, e allora si giustifica tutto così. Nella realtà. No, ma infatti Giancarlo, diciamo che il problema delle materie prime è sorto quando si è un po' avviata la ripartenza dopo il Covid, ovviamente la richiesta troppo elevata, non, anzi la domanda ha superato l'offerta, quindi comunque ovviamente c'è stata una domanda troppo elevata proprio perché tutto è ripartito, ma non ci siamo fatti trovare pronti e quindi ovviamente i prezzi sono saliti alle stelle. Quindi parliamo da adesso così, dicendolo in modo, metà dell'anno scorso è iniziato il problema. Perfetto, perfetto Manuela, è quello che sostengo. Ripeto, poi la speculazione ha aggravato la cosa. Questo Ok, certo. cioè, la speculazione non spiega tutto, spiega solo l'eccesso. Certo. No, no, sei stato chiarissimo. Allora, su cosa ti concentrerai con il tuo video di oggi? Dacci qualche anticipazione, poi ti seguiremo su Finanza in Chiaro come sempre. Ma sai che io sono sempre combattuto tra fare un video di carattere prettamente economico e un video invece di carattere più, Sì. chiamiamola così, no? Quindi per stasera non ho ancora deciso. Di sicuro, quando, non so se oggi o domani, o comunque insomma prestissimo. Devo fare un video sulle accise perché è un argomento che di molto di attualità, diciamo, ma perché lo sintetizzo brevemente, no? Noi sappiamo che le accise pesano circa 1 euro sul prezzo della benzina, no? Quindi se noi paghiamo la benzina 2,20 euro, nella realtà dovremmo pagarla 1,20 euro se non ci fossero le accise. Però, faccio l'esempio, io sono stato questo fine settimana in Svizzera e la benzina costa 2 euro, 2 franchi e 10, dato che il franco adesso è praticamente pari all'euro, è comunque 2 euro e 10 all'incirca la benzina. Certo, hanno stipendi completamente diversi dai nostri, tenori di vita. Quindi per uno svizzero 2,10 euro non è la stessa cosa che per un italiano, logicamente. Però voglio dire, in Svizzera non c'è l'accisa della guerra di Abissinia, voglio dire. Quindi, e poi se guardiamo in giro, comunque anche in Germania, eccetera, così la benzina è parecchio alta. Ci sono dei posti, delle nazioni in cui la benzina costa meno di noi, però una volta eravamo veramente fuori mercato, no? Cioè avevamo la benzina che costava molto di più che da tutte le altre. Sì. Adesso, insomma, anche da altre parti vedo che la benzina costa cara, quindi ecco, benissimo, interveniamo sulle accise, abbassiamo il costo della benzina, per l'amor del cielo, però non penso che sia una soluzione definitiva, insomma, quella perché ha anche controindicazioni, ecco. Certo. Assolutamente, grazie a Giancarlo Marcotti e al nostro Fatto di Marcotti che torna la settimana prossima, e appunto ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Buona giornata Giancarlo. Grazie, Manuela, e come di consueto, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, allora grazie per averci seguiti fino a questo momento. Ora il nostro palinsesto continua, seguiteci su tutti i nostri social, torniamo live sui mercati alle 14:30 e però insomma la nostra programmazione continua, restate con noi, buona giornata.